Ciao a tutti da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti al Racing Time numero 274, il TG dei motori. TG dei motori che oggi è tutto incentrato, o quasi tutto, sull'affare Binotto. E perché è arrivato finalmente il comunicato ufficiale da parte di Maranello che pone fine a tutta questa telenovelas. Torneremo su questo comunicato. Allora, che cosa è successo questa mattina? È arrivata l'ufficialità della cosa, una cosa che in realtà nell'ambiente già era certa, infatti ve l'avevo detto più volte, state tranquilli, è solo questione di giorni, ma la comunicazione ufficiale arriverà. Si è parlato di dimissioni, però in realtà questo è un modo elegante per far uscire di scena Mattia Binotto, perché parliamoci chiaro, ragazzi, non c'era la volontà da parte della Ferrari di riconfermare come team principal Mattia Binotto. Questo non vuol dire che volevano allontanarlo a tutti i costi dalla Ferrari, di questo parleremo più avanti nella puntata, però come team principal si era capito che era inadeguato, perché volenti o nolenti, ragazzi, è così, e cercheremo anche un'ulteriore volta di capire il perché. Comunque, in ogni caso, stavamo dicendo, questo ci fa capire come tutti i comunicati che vengono fatti, le interviste, eccetera, eccetera. Ricordate Abu Dhabi, quando si è detto, quando Mattia Binotto ha detto: no, sono tranquillo, sento la fiducia dei vertici. O piuttosto Sainz e Leclerc dicevano: no, dobbiamo restare uniti. Ci sono sempre tante voci. Tutti sapevano già tutto e si sapeva non dal dopo il Brasile, cioè da quando è scoppiato l'affare Vasseur, ma da un po' prima, e questo lo vedremo più avanti nella puntata. È ovvio che in questo momento, perché alcuni di voi pensano, ma non è solo colpa di Binotto, è colpa di Rueda, è colpa di questo, è colpa di quell'altro, tutti i protetti di Mattia Binotto in questo momento stanno tremando, perché il loro posto ovviamente non è sicuro, in quanto chi arriverà dopo Mattia Binotto ovviamente vorrà mettere questo o quell'altra persona nei ruoli più importanti, o magari potrà anche mantenere quelli che ci sono già, ma al momento che sbagliano si mandano a casa, perché in realtà è così che funziona, è così che si deve fare, soprattutto quando gli errori vengono ripetuti, vengono fatti in maniera seriale. Ecco, lì c'è qualcosa di preoccupante, lì si deve fare piazza pulita. Poi torniamo al comunicato dove Benedetto Vigna dice la sua, Mattia Binotto poi continua, però voglio soffermarmi nella parte che vi ho evidenziato in basso, perché lì c'è scritto, ed è, ripeto, un comunicato ufficiale della Ferrari, inizia ora il processo per identificare il nuovo team principal della scuderia Ferrari, che, attenzione, dovrebbe concludersi nel nuovo anno. Ora, chi ci sarà da qui al 31 dicembre? Ci sarà proprio Mattia Binotto, che dopo quella data dovrebbe osservare 6 mesi di gardening leaving. Che non è perché ve l'ho messo qua in mezzo a un giardino, in mezzo al verde, significa che si dedicherà al giardinaggio come una volta abbiamo scherzato in questo video. È il periodo di pausa, che viene definito così, che lui deve fare obbligatoriamente. Ora, perché solo 6 mesi? Effettivamente poco, se ci pensate, per il semplice motivo che lui a oggi, ufficialmente, cioè a livello contrattuale in Ferrari, non ricopre un ruolo di tecnico, ma bensì di team principal. E quindi quella più o meno è il periodo di prassi che un team principal osserva prima di passare in un altro team, anche se con altre mansioni, con altri compiti. Però questa è una faccenda un po' spinosa e non c'è l'ufficialità sul periodo di gardening leaving, quindi staremo a vedere se effettivamente è così. Poi volevo fare chiarezza anche su un'altra cosa, secondo me molto importante, perché spesso si fa presto a giudicare, a prendere una posizione, ma magari non si conoscono tutti i fatti. Allora,
Tutti dicono che è un gran peccato fare a meno di Binotto, rinunciare a Binotto, ma io mi domando, voi dite rinunciare a Binotto come team principal o rinunciare a Binotto come tecnico? Perché a livello tecnico sì, avrebbe pure potuto starci in Ferrari, ma non ha voluto lui. Cioè, la Ferrari non vuole più Mattia Binotto come team principal e lì, ragazzi, c'è poco da fare, fa bene. È inutile adesso dire no, ma perché? Ma che cosa sta facendo la Ferrari? Perché, ricordatevi, andiamo indietro con la mente al Gran Premio di Monte Carlo, al Gran Premio di Silverstone e poi ancora in Ungheria. È stata una cosa chiamata da tutti. Ora non si può cambiare idea così velocemente, dimenticandoci quali sono stati gli errori che hanno portato poi a questa situazione, o gli orrori, se preferite, perché di questo si tratta. Andiamo a guardare anche il Gran Premio del Brasile, vediamo un pochino quello che è successo. Cioè, si sono ripetute delle cose che, anche se non è stata a volte, non sempre, colpa diretta di Mattia Binotto, alla fine dei conti, comunque è lui che è al timone. Quindi, se c'è una persona da, come dire, sostituire, è lui che deve farlo. Quindi, non dimentichiamoci questa cosa. Come team principal, abbiamo sempre tutti detto che non era adeguato. Però effettivamente come tecnico io per primo ho detto sarebbe bello se Ferrari lo tenesse, ma facciamoci una domanda, ma lui come tecnico sarebbe voluto rimanere come direttore tecnico del progetto, di quello che volete voi? Sarebbe ritornato indietro al 2018 e anche prima, cioè ai tempi di Maurizio Arrivabene? La risposta è una e una sola, assolutamente no, perché è bene raccontare le cose per come sono andate, perché spesso in Formula 1, ma un po' più in generale, nella vita di tutti i giorni, si fa presto a dimenticare. Ci ricordiamo solo delle cose successe ieri, dimenticando tutto ciò che è avvenuto dall'altro ieri in poi, no? Andando a ritroso. Ebbene, nel 2018, ragazzi, quando c'era Sergio Marchionne, quando c'era come team principal Maurizio Arrivabene, il direttore tecnico del progetto, quindi colui che mandava avanti tutta la baracca dal punto di vista tecnico, era appunto Mattia Binotto. Ora voglio ricordarvi solo questa cosa qua. Allora, nel 2018 con Vettel ci siamo giocati il mondiale, che non è stato perso solo per gli errori del pilota tedesco. Gli errori sono venuti fuori perché di colpo Sebastian Vettel si ritrovò a guidare una vettura molto più difficile da portare al limite. E questo perché, parliamo chiaramente, gli sviluppi che vennero fatti durante quella stagione non furono azzeccatissimi, e questo dobbiamo dirlo. Ma al contempo c'era dietro già una manovra politica di Mattia Binotto per dare la scalata al ruolo di team principal. Quindi diciamo pure che è stato distratto da questa cosa qui, perché comunque non dobbiamo pensare che Mattia Binotto di colpo gli hanno detto: ehi, non c'è niente da fare il prossimo anno. No, no, sono qua che faccio il tecnico. Ti andrebbe di fare il team principal? E lui ci pensa un attimo. Non andò assolutamente così, assolutissimamente. Ci fu una guerra interna tra Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto, è complice la prematura scomparsa del compianto Sergio Marchionne. Praticamente Mattia Binotto divenne team principal e Maurizio Arrivabene fu allontanato e poi preso subito nel direttivo della Juventus fino a stamattina, perché adesso non è più neanche in quello, parleremo anche di questo discorso. Quindi, in poche parole, andando a chiudere questo cerchio, Mattia Binotto non è voluto rimanere in qualità di tecnico in Ferrari, perché è proprio difficile pensare a un passo indietro. Cioè, tu arrivi dal ruolo di comandante, fai un passo indietro e dovrai vederti comandato da un altro. Assolutamente no. Non è nella personalità di Mattia Binotto, che tra l'altro, come vi ho spiegato ieri, comunque,
Se un tecnico non gli andava a genio, un ingegnere e via discorrendo, lo allontanava, come è stato per Simone Resta, che invece adesso sta tornando a Maranello. Ma non solo lui, ricordate Furbatto, praticamente l'ingegnere dell'Aston Martin, da dove arriva? Dalla Ferrari, perché non c'è più? Per disaccordi con l'ingegnere Mattia Binotto. Quindi questo è il quadro. Difatti, tanta gente richiamata a Maranello in questo periodo si è rifiutata di tornare per incompatibilità caratteriali e di vedute con Mattia Binotto. Ecco che, ripeto, sarebbe stato bello se fosse rimasto, ma comunque il no è partito da lui, non dalla Ferrari. Per me è fondamentale andare a chiarire questo punto della discussione. Ebbene, ora, anche oggi, come vi dicevo, abbiamo parlato di Maurizio Arrivabene, continuiamo a farlo, perché Maurizio Arrivabene, assieme a tutta la dirigenza della Juventus, ha dato le dimissioni. Quindi in questo caso sì, sono dimissioni vere. Questo perché per il discorso della Ferrari no, perché altrimenti le avrebbe date solo lui e non ad esempio Andrea Agnelli. Allora è successo tutto questo discorso qua per le indagini sulle plusvalenze che la Procura di Torino sta facendo. Però può essere una coincidenza fortuita, potremmo dire così, perché comunque adesso chi rivestirà il ruolo di team principal in Ferrari? Allora, le candidature sono tante. In pole position, almeno idealmente, abbiamo Vasseur. Però, se ci fate caso, di Vasseur non si parla più con tanta convinzione. Per quale motivo? Semplice. Perché il clan degli spagnoli che c'è in Ferrari, fatto da Sainz padre, Sainz figlio, e io parlo chiaramente, e poi tutti gli sponsor non vedono ovviamente di buon occhio uno che per tanti anni ha visto la sua carriera legata a quella di Charles Leclerc, che è in ottimi rapporti con la famiglia Todd e quindi di conseguenza che metterebbe il pilota monegasco al centro del progetto Ferrari. Quindi questo significa che lui non sarà team principal? No, però significa anche che in Ferrari si stanno guardando attorno per far arrivare magari un nome più gradito anche agli sponsor spagnoli. Quindi diciamo che la candidatura di Vasseur è lì parcheggiata in un angolino, che non deve, chiariamo anche questo, osservare un periodo di gardening living, perché è la scuderia che lascia andare il team principal che decide se questo bisogna farlo oppure no. E ovviamente per i rapporti che ci sono tra Sauber, Alfa Romeo e Ferrari, che tra l'altro gli fornisce anche i motori, questo problema ovviamente non ci sarà. Poi un'altra candidatura della quale abbiamo parlato, quella di Ross Brawn, che è sembrata cadere in maniera definitiva proprio ieri, perché Ross Brawn ha dato le dimissioni da Liberty Media, quindi dalla Formula 1, e ha detto una cosa che taglia un po' tutti i discorsi, ovvero adesso mi godrò la Formula 1 dal divano di casa mia. Quindi questa è una comunicazione fatta d'arte per dire: ragazzi, non mi cercate perché io sono stanco, non ci sono, voglio andare in pensione. Però vi posso dire una cosa, che quella di Ross Brawn non solo è stata una strada battuta, ma è una strada che si sta continuando a battere. Non è detta l'ultima parola, anche se è molto molto difficile, ma molto difficile, come vi ho detto già nel video in cui abbiamo trattato di questa cosa, che si possa concretizzare. Poi ancora c'è Maurizio Arrivabene. Maurizio Arrivabene, che adesso è libero dagli impegni della Juventus, potrebbe far ritorno in Ferrari. E io sono sicuro che lui vorrebbe tantissimo, poi sarebbe una vendetta per lui pazzesca, perché ritornerebbe come sostituto di colui che l'ha accompagnato gentilmente alla porta. Staremo a vedere, perché questi sono i tre nomi papabili. Poi vabbè, ci potrebbe essere anche Jean Todt, che ha la sua veneranda età, ma potrebbe essere coadiuvato dal figlio. Però pensate un pochettino, Vasseur no e Jean Todt sì? Cioè,
Non ha senso pensare a una cosa del genere in ottica umore degli spagnoli. Quindi diciamo che la situazione è abbastanza ingarbugliata e potrebbe poi saltare fuori anche qualche nome a sorpresa. Non appena avrò sentore di qualcosa, ovviamente voi sarete i primi a saperlo. Infine c'è il discorso che avrete letto sicuramente in questi giorni di Christian Horner, che è stato sondato dalla Ferrari. Finalmente questa cosa qua è uscita allo scoperto, è uscita fuori in maniera ufficiale. Ma se vi ricordate, cioè, questo discorso qua non è successo ieri, né l'altro ieri, né la scorsa settimana. Ne abbiamo parlato in Racing Time, se non erro, era il 207. Il 207 è stato fatto in occasione del Gran Premio di Monza. Quindi questa cosa risale al mese di settembre, in realtà anche un pochettino prima. È stata una strada battuta dalla Ferrari, però il no da parte di Christian Horner è stato secco. Lui sta benissimo dove sta adesso. Bene ragazzi, siamo andati belli lunghi con questa puntata che ovviamente non poteva che non essere incentrata su questo discorso qua. Facciamo così, sicuramente durante il giorno ci si rivede al massimo questa sera e quindi le altre cose di cui volevo discutere che non riguardano la Ferrari, o meglio, che non riguardano questo discorso del team principal, le tratteremo o questa sera o nel tardo pomeriggio o al massimo domani in una nuova puntata, perché se no si fa davvero lunga. Voglio concludere con una cosa però che riguarda la Ferrari e che riguarda il motore della Ferrari. Ho letto a destra e a manca che, state tranquilli ragazzi, i problemi di affidabilità del motore Ferrari sono stati risolti. Allora, non è esattamente così. Si è capito dove intervenire, uno, due. Al banco ci sono delle buonissime indicazioni, già questo è positivo, però voglio dire una cosa, la voglio dire anche in base all'esperienza che mi ritrovo nel mondo del motorsport, perché non è solo quella di pilota. Ragazzi, se un problema di affidabilità riscontrato in pista è stato risolto, non lo vediamo al banco, o meglio, non lo vediamo al banco al 100%. Dovrà essere la pista a dirci che questo problema è stato risolto. Quindi ci sono delle buone prospettive, però aspettiamo i primi Gran Premi e aspettiamo soprattutto che il motore venga spinto veramente a quelli che sono i limiti massimi che può dare in termini di potenza e quindi vedremo se poi in quel momento là effettivamente terrà o meno, perché ci sono tantissime condizioni di cui tenere conto. Non ultima, la condizione climatica, cioè dire il caldo che ci può essere in un gran premio estivo, in un gran premio nel mese di giugno, maggio, eccetera, eccetera. Quindi vedremo cosa dirà la pista. Oppure, ad esempio, le caratteristiche del tracciato. Se il motore è impegnato per la maggior parte del tempo sul giro, sempre full gas, allora in quel caso lì, anche se dovesse fare un po' più freddino, il motore soffre. Vedremo, ci sono, ripeto, non voglio disilludere nessuno, ci sono delle ottime indicazioni che arrivano dalle prove fatte al banco, però non diciamo tutto risolto per questo o quel motivo tecnico. Dobbiamo stare con i piedi ben piantati per terra. Beh, ragazzi, per questo credo primo video di giornata è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina e se vi è piaciuto il video postatelo nei vostri social. Baci a tutti tranne a uno che dobbiamo metterci d'accordo sui saluti con lui, simpaticissimo. Ci vediamo, penso stasera. Ciao!